prestito davvero molto importante, perché non solo mancava da così tanti anni dall'Italia la Madonna Benoit, ma è un'opera fondamentale per capire il rapporto tra il giovane Leonardo e il giovane Perugino. Per questo a me interessava molto che fosse la Madonna Benoit a venire in galleria per il quinto centenario della morte di Leonardo. Siamo uno dei musei che celebra, e forse lo celebriamo con una delle sue opere più importanti, il centenario di quest'anno. E, dicevo, è particolarmente interessante il rapporto tra il giovane Perugino e il giovane Leonardo. Sono due allievi, due collaboratori di Verrocchio, e entrambi molto, come vorrei dire, molto legati, lo si capisce da alcune tracce documentarie e soprattutto da quei bellissimi versi di Giovanni Santi, il papà di Raffaello, quando dice che i due erano due giovani par d'etate e par d'amore, quindi coetanei. Perugino avrà 2-3 anni più di Leonardo, non di più. Leonardo è del 52, Perugino è del 50-49, e molto legati anche dal discepolato presso il Verrocchio. I due si separeranno prestissimo, non solo fisicamente, ma anche come stile, perché il Perugino negli anni della Madonna Benoit, negli anni 70, alla fine degli anni 70, mantiene un'impronta verrocchiesca più forte, molto disegnata, ancora molto fiorentino. Ormai Leonardo ha preso invece la sua strada per una pittura più d'atmosfera. La Madonna Benoit si caratterizza soprattutto per questo dato di realtà. La Madonna è un'adolescente sorridente, bellissima. Questo bambino invece è molto concreto, con tutte le sue pieghe di ciccia, con le manine che si comportano esattamente come le mani di un bambino, quindi un'apertura decisamente verso una strada diversa. Abbiamo però il sospetto e qualche prova che i due rimanessero legati per tutta la vita.